All'ex chiesa di San Francesco, in centro storico a Fano, torna dal 23 al 25 agosto l'iniziativa volta a valorizzare i giovani attraverso la poesia, la musica e lo spettacolo Sei Fest. Come si struttura quest'anno l'evento? Il Sei Fest, cioè il Festival della Parola, di Sei, dire, è arrivato quest'anno alla quarta edizione. Sei Fest si divide in tre categorie, poesia, musica e spettacolo, e appunto la nostra idea è quella di fare esprimere i ragazzi del territorio, quindi della provincia e della regione, ma anche di tutta Italia, perché i nostri partecipanti arrivano dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Toscana e da altre regioni, di farli esprimere attraverso opere inedite e autografe, quindi opere che sono state scritte dai ragazzi e che vengono anche messe sul palco dai ragazzi, e che quest'anno appunto alla quarta edizione sono addirittura 43, quindi abbiamo una grandissima partecipazione da parte di ragazzi della zona e di tutta Italia. Il festival si divide appunto in tre categorie e i ragazzi sono votati dal pubblico e da una giuria tecnica, quindi tutta la cittadinanza che parteciperà al festival è invitata ad esprimere il proprio voto tramite le nostre piattaforme social. E il festival è a ingresso gratuito e vi aspettiamo il 23, 24, 25 agosto alla ex chiesa di San Francesco a Fano. Per qualsiasi informazione aggiuntiva vi invitiamo a consultare il nostro sito safefano.com e do giusto un'informazione generale circa la struttura del festival. Cominciamo la prima serata con la sezione poesia, poi la sezione musica ed infine la sezione spettacolo con la partecipazione dei nostri due ospiti Meteo e Andrea Cellottini in Arte Andres. La seconda serata cominciamo invece con lo spettacolo, per proseguire poi con la musica e infine con la poesia. E abbiamo il nostro ospite, i nostri ospiti, la band Apnea. L'ultima sera invece ci saranno le premiazioni e la finale della musica e la nostra ospite Alec. Ci tengo anche a ringraziare tutti i nostri sponsor che da 4 anni ormai si affidano a noi e credono nell'arte, nella cultura e nei giovani. E poi vorrei anche menzionare tutta l'organizzazione, che è composta da me, Veronica Orciari, Selene Kersikla e Clarissa Vichi.